Hola a todos. In this video, I'd like to talk about some common bugs that involve most common and famous numerical IQ tests. Unfortunately, in this video, I'd like to talk in Italian because this is an Italian channel and you can read obviously the subtitles below, so you can follow my explanation in English and you can understand the whole topic. If you are patient with me. Analizziamo concretamente quali sono i principali errori nei quali incorrono gli autori, anche famosi, di test numerici quando vanno a costruire i loro items. Nel primo caso abbiamo gli item che sono costruiti bene, quindi parliamo di sequenze che hanno una sola soluzione e quella soluzione non ha a che fare con conoscenze pregresse dell'individuo, né può essere, diciamo, fallita quando la logica è perfetta. Nel nostro caso, il primo item ci mostra una sequenza decrescente di numeri il cui quadrato è l'elemento in questione, quindi abbiamo 9 al quadrato, 7 al quadrato, 5 al quadrato, 3 al quadrato e l'altro numero dispari al quadrato che manca sarà 1, quindi 1 al quadrato uguale 1. Successivamente possiamo vedere questo item nel quale le cifre vengono sommate dall'elemento precedente all'elemento successivo, quindi 1 più 2 uguale 3, 3 più 4 uguale 7. L'elemento intermedio 2 più 3 uguale 5 e così via andando avanti. Possiamo vedere che quando si sommano due cifre che danno una soluzione che è appunto più grande di 9, quindi a due cifre, avremo le due cifre in questione e successivamente le due cifre verranno considerate come un elemento unico, quindi 12 più 16 darà 28, 8 più 12 darà 20. La soluzione sarà univoca e sarà pertanto 48. Questo è un item costruito bene. Quest'altro invece si basa sul pattern recognition. Quindi abbiamo una sequenza di 0 e 1, quindi diciamo O e 1, l'O diventa Q, Q diventa O alternata, insomma una volta è Q, una volta è O, e le stanghette e gli 1 diventano 1, 2, 3, 4, 5, quindi avremo la O che sarà seguita da una Q e quindi abbiamo Q5, 5 stanghette. Questi sono invece gli item costruiti male, sono la peggior categoria di item possibile, perché hanno più di una soluzione logicamente equivalente alle altre. In questo caso avremo il raddoppio, quindi io direi 16, ma possiamo andare a ragionare e constatare come un'altra soluzione basata sulla somma, posto che sulla moltiplicazione, è altrettanto logica, perché 2 più 2 diventa 4, 4 più 4 diventa 8 e 8 più 6 in questo caso diventerebbe 14, quindi le differenze sarebbero, la successione dei numeri pari. Se vogliamo assumere, come si fa notoriamente in questo ambiente, che la moltiplicazione sia più semplice e quindi da preferire rispetto alla somma naturale, avremo delle contraddizioni evidenti. Infatti, nel secondo item abbiamo 4, 2, 1 e la soluzione logicamente dovrebbe essere 0,5, la più logica, ovvero basata sulla moltiplicazione e la divisione. Ma nel nostro caso abbiamo una soluzione decimale, essendo tutti gli altri normalmente gli altri elementi di questi item, tutti i numeri interi, avremo che la soluzione più naturale dovrebbe essere 1, perché 1 più 1 da 2, 2 pi precedenti da 4, come la sequenza di Fibonacci, ma estesa alla sommatoria di tutti gli elementi precedenti e quelli in questione. Quindi 1 secondo me è una soluzione altrettanto buona rispetto a 0,5 e in più ha il vantaggio di essere intera. Nell'altro caso è ancora più evidente perché tra 4 e 6 la differenza è 2, tra 6 e 9 la differenza è 3, io mi aspetterei 13 perché la differenza deve essere 4. Ma abbiamo anche che il rapporto 6 diviso 4 è 1,5, 9 diviso 6 è 1,5, deve rimanere costante e quindi moltiplicando 9 per 1,5 dovremmo avere 13,5, valore decimale che non è il massimo. Eppure le due soluzioni sono equivalenti perché quella basata sulla moltiplicazione che diciamo, nel bug comune sia agli autori che alle persone che sono solite prendere questi test e quindi rispondere come vorrebbero gli autori, perché poi si capisce qual è la soluzione corretta in base ai punteggi e ai test di prova. In questo caso dovrebbe essere 13,5, ma è un valore decimale, quindi sarebbe da preferire 13, quindi avremmo come soluzioni ideali 13, poi dovremmo avere una delle due, 16, 0,5 oppure 1, e poi 16 come valore da preferire, che però, come sappiamo, è semplicemente
dovuto al fatto che la moltiplicazione viene gerarchicamente posta su un livello maggiore, quindi è più, come soluzione è più semplice e migliore rispetto a quelle basate sulla pura progressione di incrementi. Gli ultimi item, questi sono presi dal mio test, poi ritirato X-Test, il primo che ho fatto perché l'ho ritirato perché non di qualità soddisfacente per me, ovvero ho creato dei test migliori, quindi non mi andava di lasciare un test più scadente. In questi item abbiamo una, diciamo, necessità di conoscere qualcosa che non è naturale, ovvero dobbiamo rifarci all'esperienza e a quello che abbiamo studiato. Questa sequenza complicatissima in realtà è quella, scusate, è quella delle radici quadrate, quindi abbiamo che 0, radice quadrata di 0 è 0, radice quadrata di 1 non ha resto decimale, e i resti decimali, le prime 4 cifre, vengono riportati nei casi in cui il numero non è un quadrato perfetto, quindi la radice quadrata di 3, ad esempio, è 1, lo scartiamo, 7, 3, 2, 0, e insomma andando a contare 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, manca la radice quadrata di 7 che è appunto ha come cifre decimali 6, 4, 5, 7. Andiamo a controllare e vediamo che è proprio quello che cerchiamo. Nella seconda parte, il secondo item, abbiamo invece un qualcosa che è basato sulla tavola periodica degli elementi, e quindi abbiamo il numero atomico 5 associato all'elemento corrispondente al carbonio, l'ossigeno numero atomico 8, il fluoro numero atomico 9, e manca un elemento con numero atomico 10, ovvero il neon. In questo caso avevo inserito questo item con l'intenzione di diciamo, scoprire quelli che non avevano proprio capito minimamente di cosa si trattasse, perché la continuazione naturale, anche volendo sparare una soluzione sperando di prenderla, di coglierla, sarebbe una singola lettera. Quindi se andiamo invece a controllare, non è un carattere alfanumerico 1, ma abbiamo la sigla neon formata da due lettere N. L'ultimo esempio invece non può prescindere dalla conoscenza del fatto che il quadro uguale meno 1 sono numeri immaginari, e quindi se i ci ricordasse qualcosa che abbiamo studiato, abbiamo la sequenza delle radici quadrate dei numeri naturali e dei numeri interi partendo da meno 1 e arrivando fino a 2, quindi meno 1, 0, 1, manca 2, la cui radice quadrata sarà 1.141.42, come abbiamo visto sopra. Alla seconda parte del video per il resto dei bug. È comune aspettarsi che chiunque provi a fare un test numerico sia abbastanza furbo, e quindi se decide di affrontare un item che non è in grado di superare, potrebbe ad esempio ricorrere alla seguente strategia. Parte 2. Qualora il candidato non fosse completamente onesto verso se stesso e il proprio ego, potrebbe tentare di ricercare un aiuto tramite motori di ricerca, quindi andando sulla più grande banca dati al mondo di sequenze di numeri interi, ovvero gli elementi di test numerici comuni, ovvero OASIS, l'Online Encyclopedia of Integer Sequences, possiamo cercare la soluzione, ad esempio, al seguente quesito. Abbiamo come input la sequenza famosa 1, 1, 2, 3, 5, 8, e cerchiamo l'elemento mancante, in questo caso il punto interrogativo. Come vedete, il punto interrogativo sarà facilmente individuabile tramite una ricerca base, perché la sequenza più famosa è quella di Fibonacci, e quindi abbiamo tutti gli elementi precedenti e mancherà 13. Abbiamo così risolto in pochi secondi un item che potrebbe altrimenti metterci in crisi, ma questo è un sistema abbastanza fraudolento, eppure non è il peggiore. Andiamo a vedere la terza parte per scoprire cosa si cela dietro questi poveri test numerici. La OASIS contiene oltre 260.000 sequenze, di cui oltre 40 a mio nome, quindi potete anche andare a cercare per vedere ad esempio quali sono le ultime che ho inserito e che ho creato. Queste sono, come vedete, delle sequenze relative a, diciamo, idee abbastanza variegate, e possono abbracciare praticamente tutto, quindi quando avete una sequenza di numeri interi e andate su OASIS avete un'altissima probabilità di trovare quello che cercate, ma se si tratta di un test numerico non è propriamente una buona cosa. Tre categorie, tre, diciamo, tre. Per finire, siamo arrivati alla parte 3, e la parte 3 è quella solita, ovvero parliamo del cheating, quello proprio più totale, non aprire Google e digitare il nome della sequenza, cercarla su Waze in maniera ancora più sfacciata.
Ma nel nostro caso consideriamo il fatto che per, diciamo, discutere, no, non è lecito, ma per discutere di un test numerico, basta avere una tastiera e scrivere la sequenza e postarla ovunque. È anche più difficile da identificare che quella specifica sequenza è stata richiesta, perché potremo mascherarla in molti modi, mentre per un test spaziale dobbiamo inviare delle immagini e le immagini sono abbastanza eloquenti, quindi anche se non si dice il nome del test, uno identifica l'immagine, quella è una violazione palese dei diritti d'autore e tutto il resto. Quindi consideriamo questo, ovvero il test numerico è difficile da costruire, è molto facile cadere in item scorretti, è difficile identificare una soluzione multipla. Per un item dobbiamo fare molte prove, non è una scienza esatta, tranne in casi particolari come i miei test NNDT sviluppati con l'amico Gaetano Morelli, in quel caso la soluzione era provatamente univoca, meno sequenze di 500 termini, capite bene. Poi il secondo bug, l'abbiamo detto, è quello che ha a che fare con la ricerca online di sequenze di noise, inserendo pochissimi input, abbiamo una vastissima scelta, e quindi aiuto. E poi c'è l'ultimo elemento, che è quello della facilità di cheating, di discutere online e ricercare la soluzione tramite conoscenza condivisa. Quindi, come vedete, i test numerici non sono molto, molto forti, pur essendo focalizzati sulle aree giuste, quindi a differenza dei test verbali, se l'item è buono, possiamo andare ad indagare quegli elementi specifici che possiamo racchiudere sinteticamente sotto la non ben perfettamente precisata nozione e idea di quoziente intellettivo. Al prossimo video, spero vi sia piaciuto. Mettete tanti like, commentate, chiedetemi quello che volete e soprattutto condividete il video per far, insomma, crescere questo canale e per far sì che io possa, adesso che sono diventato partner di YouTube, possa inserire sempre più video e contenuti soprattutto di qualità. Alla prossima!